La BCC Buccino Comuni Cilentani pronta per le nuove sfide del sistema bancario 4.0 e per affiancare il territorio nei processi di trasformazione digitale. Questo è il tema centrale dei lavori dell'Assemblea Generale dei Soci della BCC che si è svolta nei locali dell'Hotel L'Araba Fenice ad Altavilla Silentina. Il Piano Nazionale Impresa 4.0 definisce le linee guida per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. La banca deve necessariamente guardare avanti, deve osservare quello che è il contesto di riferimento, sia dal punto di vista economico che normativo, farsi trovare pronta, perché non voler guardare quello che sta succedendo intorno non significa preservare la banca da rischi, anzi probabilmente sottopone l'istituto a rischi ulteriori. Quindi noi vogliamo essere radicati con le nostre tradizioni ed essere una banca che fa ancora del localismo, dei valori, un elemento fondamentale, però allo stesso tempo aprendosi alla tecnologia, guardando all'efficientamento, quindi una banca molto più in grado di dare risposte anche pronte e veloci ai clienti e ai soci. Una nomina importante anche per il Cilento, non soltanto per il mondo bancario, perché il presidente Lucio Alfieri è stato nominato nel consiglio d'amministrazione dell'Icrea Banca, che è uno dei maggiori gruppi italiani, possiamo dire. Ma sì, io penso che questo tipo di soddisfazione non sia un tipo di soddisfazione che bisogna tenere per sé. Io sono davvero orgoglioso di poter rappresentare la mia comunità e in questo caso la comunità è un po' più allargata, perché il consiglio di amministrazione della capogruppo rappresenterà tutte 140 le banche, in particolare la mia è una presenza che rappresenta parte del sud Italia, della Campania, e io voglio condividere questa bella soddisfazione con i soci, con i clienti, con i dipendenti, perché se avrò la possibilità di rappresentare la nostra comunità, la nostra banca, e di portare le istanze dei nostri territori per far sì appunto che la nostra banca non si discosti da quei valori, anche in un'ottica però di efficientamento, in un'ottica in cui bisognerà guardare i numeri e bisognerà far banca nel modo maggiormente conforme a quelli che sono i cambiamenti normativi e il contesto di riferimento. Beh, io condivido appunto con tutti coloro che hanno permesso ciò, quindi sarò soltanto la punta di un iceberg che però è composto dalla nostra comunità che ha fatto bene. Oggi è una banca che ha più di 6.000 soci, è un contesto importante, noi siamo felicissimi di poter fare ancora bene quello che è un ruolo fondamentale per l'economia locale, non un semplice intermediario bancario, ce ne sono tante di banche, ma un modo di fare banche completamente diverso che ha 130 anni di tradizione.